Per poter comprendere l'iconografia medievale, dobbiamo prima sapere che durante il Medioevo gli uomini non osservavano la natura dal punto di vista scientifico, come facciamo noi oggi, ma la consideravano attraverso il filtro della dimensione spirituale. Di conseguenza, la sua rappresentazione non appariva realistica, ma fantasiosa e ricca di significati capaci di esprimere i concetti essenziali della fede cristiana. Il linguaggio figurativo attraverso il quale veniva rappresentata la natura aveva inoltre una funzione didascalica, dava cioè degli insegnamenti morali ai fedeli. Molta attenzione veniva data alla rappresentazione degli animali, i quali venivano raffigurati ovunque e ognuno di essi aveva un preciso significato. Fu per questo motivo che nacquero i bestiari medievali. I bestiari, diffusi in Occidente, in particolar modo tra XII e XIII secolo, erano dei testi che raccoglievano brevi descrizioni di animali, sia reali sia fantastici, accompagnate da un disegno, con lo scopo di interpretarli e ricavarne insegnamenti etici e religiosi, spesso con riferimenti alle sacre scritture. Uno dei temi principali era quello della lotta tra il bene e il male. Alcuni animali, come la fenice, l'aquila e il pellicano, rappresentavano il bene, mentre altri, come la iena, il lupo, la scimmia e la volpe, erano espressione di forze oscure. I rilievi lapidei provenienti da San Pietro in Albe, soprattutto quelli risalenti al XII secolo, rappresentano un vero e proprio bestiario illustrato su pietra, in quanto anche qui sono raffigurati numerosi animali e figure fantasiose, cariche di riferimenti e contenuti simbolici. In una lastra è raffigurata una balena con la bocca aperta, forse nell'atto di rigurgitare Giona, il profeta che nell'episodio biblico rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre dell'animale, simbolo del sepolcro di Gesù. In una mensola del secondo decennio del XII secolo è raffigurato un profilo maschile, con la barba e i capelli lunghi e sinuosi, che forse evocavano le acque del lago del Fucino. La frequente presenza di pesci e di creature marine in questi rilievi ci suggerisce infatti un secondo livello di lettura e di interpretazione, oltre quello religioso. Durante il Medioevo, il Fucino aveva un'importanza fondamentale per le comunità situate intorno al lago, in particolar modo dal punto di vista dell'economia, basata sulla pesca. È molto probabile dunque che gli animali e le creature fantastiche presenti in questi rilievi evocassero anche il territorio in cui vivevano questi antichi popoli, un territorio in cui la presenza del fucino è stata determinante.